Bentrovati in diretta, Angolo Privé. Allora, Pierluigi, che sei arrivato a Parma da tantissimi giorni, che impressione hai avuto della nostra città e della nostra piazza? Beh, ho avuto il piacere di girare da poco ancora, perché sono arrivato appunto mercoledì e sono andato subito in ritiro dopo 2 o 3 giorni. Però, sia da quello che mi hanno parlato e da quel poco che ho visto, penso che sia una bellissima città e insomma non vedo l'ora di viverla un po' di più. Sei sposato con Martina e so che hai insomma due figli, una di 4 e una di 2 anni. Cosa ami far con loro quando insomma passi con la famiglia? Ma siamo una famiglia molto semplice, quindi non abbiamo grossi pensieri. Ci poi ci dedichiamo spesso molto alle bambine, pensiamo che far sta bene loro. Quindi viviamo molto con loro. Secondiamo un po' loro voglia. E la difficoltà più grande che hai scontato facendo questo mestiere invece la soddisfa da grande esposizione? La cosa più grande sicuramente è quella di stare lontano dalla propria famiglia, i propri cari. Ovviamente adesso che abbiamo 2 bambine non torno quasi mai a casa. Spero di, ancora ho 31 anni, quindi ancora voglio giocare molto, spero che ancora la più grande ancora non l'ho raggiunta, spero di raggiungerla con il Parma. Però sicuramente una cosa che ricordo con affetto molto recente, 2 stagioni fa, i playoff per andare in Serie A con la Verdino, che sono stati sicuramente una bella emozione, peccato insomma che vorrei avere un passo, non siamo riusciti a salire. Punto il tuo obiettivo più grande che ti sei prefissato, insomma, che desideri raggiungere? Si vuole fare bene con il Parma, poi speriamo insieme di venire. Ok. Come ti concentri prima di ogni partita? Se sei superstizioso, se hai qualche gesto scaramantico, qualche rituale particolare? No, io sinceramente ho la fortuna di non essere molto emotivo, nel senso non sento molto la partita, anzi non vedo la riuscita del campo, per cui non mi preparo in maniera particolare, cerco di prepararmi durante la settimana allenando più bene, poi la domenica anzi sono molto ansioso di scendere in campo e spero che passano presto le ore da mattina quando mi alzo fino ad arrivare alle 9:30 in campo, ma non sono molto scaramantico e non ho grossi ritmi. Grazie mille a Pierluigi Frattali, ci fermiamo un minuto per la pubblicità e torniamo subito tra poco.